Da qui a Dipende abbiamo Gianni Brerava, responsabile del presidio Slow Food del Carpione Gardesano, e ci vuole parlare di questo importante progetto per la salvaguardia del carpione? Certamente. Allora, il carpione del Garda è un salmonide, un pesce che in tutto il mondo vive solo nel nostro lago. Forte rischio di estinzione per questo pesce. Noi ci siamo battuti per avere questo presidio proprio per la salvaguardia di questo pesce. Noi parliamo di biodiversità e questo è l'esempio perfetto di salvaguardia della biodiversità. Salvare il carpione, oltretutto, vuol dire salvare una specie in estinzione, ma vuol dire essere a contatto con le acque del Garda. Quindi a contatto con l'acqua, vedere come è tenuta, la salvaguardia di altre specie, l'acqua che ci aiuta a irrigare i nostri campi, i nostri vigneti, i nostri oliveti. È un progetto non facile, progetto oltretutto che aveva bisogno di sostentamento, quindi questo progetto è stato finanziato dal Consorzio Tutela Lugana, che noi ringraziamo assolutamente e con cui facciamo diverse cose. Come mai questo presidio, la necessità di questo presidio Slow Food? Perché il carpione è in estinzione e se ci sono delle strategie per favorirne il ripopolamento? Ripeto, presidio perché noi vogliamo controllare quello che succede nel nostro lago. Il carpione è per mille ragioni in estinzione, vuoi per la pesca che è stata fatta negli anni passati, purtroppo, vuoi per l'inquinamento, vuoi per mille ragioni. Per cui questo pesce che c'è solo da noi sta scomparendo e noi vogliamo salvarlo a tutti i costi, vogliamo riportarlo sulle tavole dei nostri ospiti che verranno sul Garda. Progetti per la salvaguardia ne sono cominciati, sia la Regione Lombardia sia l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige stanno facendo dei progetti. È molto difficile recuperare maschi e femmine vivi nel momento di riproduzione per poter schiudere gli avanotti nei nostri incubatori, però ci stiamo lavorando. Ecco, diciamo che il progetto principale è andare in quella direzione, riuscire a recuperare soggetti vivi, adulti, per poterli riprodurre e seminare nel lago. Quindi ringraziamo Gianni Brerava e ci terremo aggiornati su, insomma, l'andamento di questo presidio.